Martedì 31 gennaio. Le notizie della Tigioda. Un improvviso blackout elettrico dovuto ad un guasto di natura tecnica ha lasciato al buio la scorsa notte numerose zone di Napoli. Il distacco della fornitura di energia elettrica è interessato in particolare l'area occidentale e la zona dei Camaldoli. L'elettricità è mancata a macchia di leopardo per pochi minuti anche in alcune zone del centro. Tra Piazza del Plebiscito e Mergellina si sono verificate cadute repentine della tensione con conseguente interruzione dell'energia elettrica. Che poi riapparsa poco dopo. Il blackout ha riguardato più a lungo invece le zone di Fuorigrotta, Soccavo, Bagnoli e Agnano fino ai Camaldoli. Tecnici dell'Enel subito al lavoro per ripristinare l'erogazione. Una donna di colore è stata travolta e uccisa da un pirata della strada. È accaduto nella notte lungo la circonvallazione esterna di Napoli nei pressi di Lago Patria, alla periferia di Giugliano. Una vettura ha preso in pieno la donna scaraventandola per diversi metri sull'asfalto. Il conducente dell'auto è poi fuggito senza prestare soccorso. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e dalle impronte digitali stanno cercando di risalire all'identità della donna. Frode Carosello scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta, 8 le persone denunciate. I finanzieri nell'ambito di una verifica fiscale nei confronti di una società di San Prisco che svolge attività di commercio di prodotti elettronici si sono imbattuti in atipici rapporti commerciali tra questa ed altre aziende operanti in settori del tutto diversi, quali la ristorazione e la lavorazione delle pietre e del marmo. Le Fiamme Gialle hanno scoperto la frode costruita grazie a decine di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere. È stato ricostruito un giro d'affari milionario nel quale sono stati commercializzati circa 50 milioni di euro di prodotti, evadendo IVA per oltre 7 milioni di euro. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata sequestrata a Capri dalla polizia. Gli agenti della locale commissariato hanno posto sotto sequestro l'intero campetto di Cesina, un fondo agricolo esteso sulla superficie di alcune migliaia di metri quadrati di proprietà privata da tempo abbandonato, diventato un ricettacolo di rifiuti di ogni genere celati nella folta vegetazione. Dopo l'apposizione dei sigilli sono partite le indagini da parte della polizia finalizzate a individuare i responsabili, che rischiano una denuncia penale. Sarà poi necessario provvedere alla catalogazione dei rifiuti e alla bonifica dell'intera area. Un centro di accoglienza di migranti lungo la fascia costiera alla periferia di Giugliano è stato sgomberato dalla polizia su disposizione della prefettura di Napoli. Gli ospiti, una cinquantina in tutto, sono stati accompagnati presso altre strutture della provincia di Napoli. Le operazioni di trasferimento degli ospiti coordinate dal dirigente del commissariato di Giugliano, Pasquale Trocino, dopo un primo momento di tensione sono andate avanti senza problemi. Nuova attività di controllo contro i cosiddetti portoghesi, ossia coloro che viaggiano senza il regolare biglietto, promossa da Trenitalia Campania sui treni regionali. Impegnati più di 25 agenti che nelle prime 5 giornate hanno controllato oltre 70.000 viaggiatori e 230 treni regionali, venduto 261 biglietti ed emesso verbali per 6.600 euro. Durante i filtri a terra effettuati nelle stazioni di Napoli Centrale, Campi Flegrei, Mergellina, Piazza Amedeo, Aversa, Caserta e Salerno, sono state allontanate oltre 10.000 persone prive di biglietto. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.